LA Regina sta affrontando un dilemma nella scelta degli impegni a cui partecipare, ha detto un esperto reale dopo che Sua Maestà ha deciso di annullare il suo viaggio al servizio del Commonwealth Day lunedì. Si pensa che la decisione non sia stata dovuta a una malattia, ma a causa di discussioni sulla comodità di portare la regina dai per il servizio. Buckingham Palace ha annunciato che lunedì la regina non parteciperà a un servizio del Commonwealth Day presso l'abbazia di Westminster e sarà invece rappresentata dal principe Carlo. In una dichiarazione, il palazzo ha affermato di aver preso la decisione dopo aver discusso gli accordi con la casa reale. La regina, tuttavia, distribuirà il suo messaggio per il Commonwealth Day come al solito. Il palazzo ha annunciato in una dichiarazione, dopo aver discusso gli accordi con la casa reale, la regina ha chiesto al principe di Galles di rappresentare Sua Maestà al Commonwealth Service presso l'abbazia di Westminster lunedì. La regina continuerà con altri impegni programmati, incluso il pubblico di persona, nella prossima settimana. Se avesse partecipato, sarebbe stato il suo primo grande impegno da quando ha contratto il Covid-19 a febbraio. Il principe di Galles era già previsto per partecipare al servizio, insieme a Camilla, duchessa di Cornovaglia, il duca e la duchessa di Cambridge e la principessa Alexandra. Sebbene il palazzo non abbia fornito un motivo specifico per cui la regina non sarà lì, Ingrid Seward, caporedattore di Majesty Magazine, ha detto a The Mirror che credeva che la regina sarebbe stata determinata a celebrare il servizio di ringraziamento all'abbazia di Westminster dedicato al suo defunto marito, il principe Filippo, il 29 marzo. La signora Seward ha detto, sarebbe stato un grande strappo perdere il servizio del Commonwealth Day, ma in questi giorni si trova ad affrontare un dilemma in cui deve scegliere saggiamente i suoi fidanzamenti.